Pope Francis celebrated Mass for the fifth anniversary of his first papal visit, the island of Lampedusa, a destination for thousands of refugees trying to get to Europe on a risky voyage across the Mediterranean. Since 2015, more than 10,000 people have drowned while attempting to reach the coast. The Pope repeated a verse from Genesis that he read in Lampedusa, the question God asked Cain after his assassination of his brother. Where is your brother? His blood cries out to me. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quanti poveri oggi sono calpestati? Quanti piccoli vengono sterminati? Sono tutti vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata. E tra questi non posso non annoverare i migranti e i rifugiati che continuano a bussare alle porte delle nazioni che godono di maggiore benessere. Referencing the daily readings, the Holy Father recalled Jesus' rebuke of the Pharisees. È un'accusa diretta verso l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni e che costruisce muri reali o immaginari invece di ponti. Pope Francis said, in light of the migration challenge, the only sensible response is solidarity and mercy. Una risposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa divisione delle responsabilità, un'onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate. Among the attendees were various refugees and volunteers. In his native language, the Pope expressed his gratitude to Spanish rescuers for their work in the Mediterranean Sea. He told them they embodied the Good Samaritan. At the conclusion of the Mass, he personally greeted each one of the 200 people present.